Dirigenti, staff e giocatori di Riviera Banca Basket Rimini sono stati ricevuti in municipio dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegolbad, e dall'assessore allo sport, Moreno Maresi, che hanno consegnato una targa commemorativa al presidente Paolo Maggioli e una felpa ricorda ogni elemento del team. Mentre il direttore sportivo di RBR, Davide Turci, ha omaggiato l'amministrazione comunale con l'iconica foto di squadra sul parquet del Flaminio mentre alza la coppa della promozione in A2. È una stagione, quella dello sport riminese, eccezionale, sotto tutti i punti di vista. L'ultima promozione è quella del basket e scusate ma devo fare uno slancio personale, per me è motivo di soddisfazione notevolissimo. Al cuore non si comanda, Paolo. Il basket non nasce adesso, nasce da decenni di storia straordinaria. E quindi io ringrazio tutti voi ragazzi perché avete onorato una tradizione sportiva che a Rimini è nel cuore di tutti. Quindi grazie davvero, il bello inizia adesso perché finalmente torneranno i derby, quelli veri. Se non sbaglio c'è la Fortitudo, Forlì, Ravenna e via. Finalmente quindi si tornerà anche a fare quelle belle sfide come ci piacciono noi. Orgogliosissimi e contenti di questa stagione. È un salto importante quello che facciamo, credo sia un premio a quello che è stato costruito in questi anni, che sono i 4, ma in realtà sono 2 anni intensi, divertenti, emozionanti, di grande passione, e credo siano un po' il coronamento, diciamo l'inizio di una nuova avventura, ma il coronamento di un lavoro ben fatto e di un lavoro davvero di grande passione. Poi RBR Theater, mi racconti una storia? La storia di Rinascita Basket Rimini, portata sul palco del Teatro Galli dal responsabile comunicazione Simone Campanati, che ha riservato ai presenti momenti emozionanti e di grande commozione, nel ricordo di chi ha scritto la storia della pallacanestro riminese, a partire da Gianmaria Carasso, o di chi ha lasciato il segno da tifoso, come Gavino, e le testimonianze dei protagonisti. Con in mezzo, più che una mezza promessa, del main sponsor Riviera Banca. Dal primo giorno ho sempre detto che loro ci sostenevano solo se eravamo in Serie B e quindi adesso li abbiamo messi in difficoltà, sì. Insomma, vuol dire. Sì. Quindi, però adesso visto che è qui... Dai, possiamo capire se possiamo, cerchiamo di capire cosa succederà. Siamo tra di Scoop, noi, non ci sono giornalisti qui. Qua. Ci sono i due bambini. Ci sono due bambini che ascoltano, non dico niente a nessuno. Faremo di tutto perché la squadra di Rimini si chiami ancora Riviera Banca Basket. E dai! La realtà è che per la prima volta in carriera, penso, nonostante io sia uno dei più grandi egocentrici possiate conoscere, che è più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. E anche Castella Sismondo ha reso omaggio ai ragazzi che hanno riconquistato la 2. Insomma, nel cuore della città, una serata tutta dedicata a RBR.